Ammesso che abbia qualche spiegazione. Noi allarghiamo un attimo il campo perché questo si è trattato di un caso di violenza incredibile fra ragazzi e ragazzini. Noi vi parliamo invece adesso di bullismo, un fenomeno più complesso. Secondo le ultime statistiche addirittura un ragazzo su quattro nel nostro paese ne sarebbe vittima. Vi ricordo, è l'oggetto del quesito che vi poniamo stamane. Cioè, se contro questo bullismo servirebbero delle pene più severe, ma cominciamo dal servizio di Giampiero Scarpati. Dammi la collana o ti taglio la gola. Una frase così secca e cattiva come quella di un film te l'aspetti da un criminale incallito, da uno che non ha niente da perdere. E quando scopri che a pronunciarla è stato un ragazzino nei confronti di altri ragazzini, pensi che c'è qualcosa che non quadra. I media e gli esperti l'hanno chiamato bullismo, ma è difficile definire e isolare un fenomeno che ormai riguarda la maggioranza dei ragazzi italiani. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurispes Telefono Azzurro, del bullismo è vittima un ragazzo su quattro. Oltre un quarto dei bambini afferma di essere stato ripetutamente vittima di brutti scherzi, provocazioni, prese in giro e offese immotivate. Il fenomeno più diffuso di quanto si pensi. Secondo una ricerca della Società Italiana di Pediatria, il 70% degli adolescenti ha dichiarato di aver assistito ad atti di bullismo. Dammi la collana o ti taglio la gola, dicevamo. L'episodio è accaduto a Roma la settimana scorsa. Cinque ragazzi hanno avvicinato tre coetanei con la scusa di farsi accendere una sigaretta e poi li hanno aggrediti minacciandoli con un coltello. Tre di loro hanno meno di 18 anni. Pochi giorni prima, a Bergamo, quattro ragazze, poco più che adolescenti, hanno ferito altre due ragazze più giovani di loro. Poi si sono vantate del gesto raccontandolo su internet. Casi come questo sono all'ordine del giorno perché il bullismo fa mostra di sé sulla rete. Nella società dove tutto fa spettacolo, anche questo è diventato un modo sciocco di mettersi in mostra.